Bentrovati, con oggi prende il via una nuova rubrica che si chiamerà Focus Elezioni Commercialisti di Napoli. E il 5 novembre infatti si voterà a Napoli per il rinnovo dell'Ordine dei Commercialisti e noi di volta in volta presenteremo dei candidati di una lista in particolare che tra poco vi presenterò. Questa lista si chiama Commercialisti 2024 Cambiamo Insieme, un titolo che è tutto un programma che ha, questa lista dicevo, ha Puttini come presidente, vero? Io ho il piacere di avere questa sera quattro rappresentanti di questa lista. Comincio dalla mia sinistra, sono ovviamente tutti commercialisti, è inutile dirlo. Allora vi presento gli ospiti: la dottoressa Emanuela Saggese, poi abbiamo il nostro caro amico, vecchia conoscenza di questa emittente, il dottore Alfredo Rosi, ancora un'altra presenza attiva in questo canale, la dottoressa Giulia Simone, e una new entry, il dottore Giuseppe Salvati. Grazie di essere qua. Voi siete tutti candidati in questa lista di cui dicevo prima, loro tre come, sono come consiglieri, invece Giulia è come revisore in questa lista. Ora la domanda che farò a tutti voi, perché poi da qui in poi camminerete forse in autonomia, non so se è sempre con me, per una serie di interviste, come dicevo, nelle quali voi direte perché vi siete candidati, con quale spirito e soprattutto perché proprio in questa lista. Io comincerei da Giulia, quindi Giulia, ecco, a questo punto tu sei molto impegnata, attivissima in tante cose, come del resto gli altri che conosco appena adesso, però decidi a un certo punto di scendere in campo per questo rinnovo del Consiglio dell'Ordine, perché? Grazie Rosaria, sì, come hai detto sono una estremamente attiva nell'attività che svolgo, che è quella del dottore commercialista, ma in particolar modo consulente d'azienda, soprattutto relativamente alle attività finanziarie. Non abbiamo tra l'altro una rubrica, insomma, che conduco qui su questo canale. Che cosa mi ha spinta a candidarmi, ad accettare, diciamo, questa candidatura, che è come revisore? Perché? Innanzitutto perché la lista merita tutto il mio rispetto. Tutti i candidati sono colleghi attivi che lavorano, che sono tutti i giorni quotidianamente negli studi e che seguono le aziende da vicino, e che come me, almeno io in particolare, non ho svolto in questi anni attività ordinistica, e quindi molto spesso mi sono sentita anche abbandonata dall'ordine. L'idea è proprio quella di entrare, ripeto, in questo caso con il mio ruolo di revisore, quindi io sono lì a fare l'attività che svolgo oggi nelle aziende e che svolgerò successivamente, mi auguro, all'ordine, ma soprattutto quella di poter finalmente far sentire la voce di tutti quei dottori commercialisti che non sempre possono seguire le attività dell'ordine, che molto spesso, insomma, ci troviamo un po' al limite, e dare una serie di indicazioni che dovrebbero proprio servire all'ordine per individuare quali sono gli elementi e quali sono le indicazioni che vengono dalla maggior parte dei colleghi e di cui hanno necessità. Quindi in questo momento il dottore commercialista, come sempre, ma oggi più che mai con il Covid, ha un ruolo estremamente importante. Noi siamo chiamati dalla mattina dalle 7 fino a notte inoltrata, perché i nostri clienti sono tutti giustamente molto preoccupati per la situazione economica. Svolgiamo un'attività ben specifica, ma abbiamo poi la necessità di allargare le nostre conoscenze sempre di più, perché le necessità, certo, delle aziende sono di giorno in giorno diverse, accrescono, sono ovviamente legate in questo momento ad attività di superamento della crisi, quindi vedremo, insomma, speriamo che il futuro non ci riservi diciamo dei momenti più difficili di quelli che già stiamo vivendo. Però per tornare, diciamo, all'obiettivo di questo incontro, e ripeto ancora, la candidatura è legata a questa mia necessità, ma comune alla lista, di effettivamente garantire l'alternanza, di poter, bene, dare finalmente una voce diversa a quelle che fino a questo momento, insomma, hanno gestito, lo dico tra virgolette,
l'ordine dei dottori commercialisti. Benissimo, benissimo. Io prima di passare al dottor Salvati vorrei stigmatizzare quanto diceva appunto la dottoressa, che oggi il vostro ruolo è davvero importante e molto complicato con le cose per il periodo del Covid, le cose che cambiano in continuazione, magari il giorno seguente cambia quello che è stato detto il giorno prima, ed è tanta la vostra responsabilità. Allora, la stessa domanda al dottor Salvati: perché scendere in campo in questo momento così difficile per voi anche, e perché con questa lista? Dunque, io diciamo svolgo l'attività professionale da oltre 25 anni, quindi sia come commercialista che come revisore legale, e mi definisco un artigiano della professione perché sono a contatto costantemente e dico quasi quotidianamente con gli enti e le istituzioni pubbliche, e quindi conosco quelle che sono le problematiche che i colleghi devono affrontare quotidianamente. Sono sceso in campo con la lista Cambiamo Insieme perché ho condiviso con tutti i partecipanti due principi fondamentali, che sono a mio avviso quella della meritocrazia e della tutela della professione. E quindi da questo punto di vista credo che oggi l'ordine debba avere una funzione diversa rispetto a quella che è stata portata avanti fino ad oggi e che è rappresentata fondamentalmente dalle due attività istituzionali, cioè la tenuta dell'albo e la formazione continua. Oggi, in un periodo di crisi, così come diceva anche la collega Simone, è necessario offrire qualcosa di più agli iscritti, e in particolar modo bisognerà offrire servizi e opportunità di lavoro. Le opportunità di lavoro vanno date e offerte secondo un principio di trasparenza, e quindi e tenendo conto di quello che può essere il percorso professionale di ognuno. Ovviamente questa trasparenza dovrà essere poi in qualche maniera istituzionalizzata. La tutela poi è un argomento altrettanto importante, perché bisogna tenere conto di quello che può essere l'evoluzione dell'ordine e in termini, voglio dire, appunto, di creazioni di società, di servizi attraverso cui poi sviluppare queste opportunità di lavoro. Penso ad esempio alla revisione aziendale piuttosto che a un semplice centro di assistenza fiscale. Ma la tutela deve essere anche nel dialogo con le istituzioni, per creare un sistema di relazioni in modo tale che i singoli colleghi possano beneficiarne. E questo patrimonio deve essere un patrimonio di tutti e non di pochi. Bene, e adesso ascoltiamo il perché della discesa in campo della dottoressa Saggese. Ti passo il microfono. Sì, certo. È una bella domanda per me, perché sono scesa in campo, perché devo dire che è stato ho maturato quest'idea nel corso di quest'ultimo anno partecipando attivamente al progetto che è nato in seno al Comitato 2024, di cui ho fatto parte sin dall'inizio, e non avrei mai pensato minimamente di scendere in campo, perché ho sempre vissuto la mia vita professionale forse anche in maniera diversa, ecco, da quella che è la vita del commercialista così come inteso oggi. Mi sono specializzata in un settore molto di nicchia, che è quello della finanza, e di conseguenza mi sono, tra virgolette, allontanata dai problemi che sta vivendo questa categoria. Di contro però sono 30 anni che svolgo questa professione, e sono soltanto negli ultimi 10 che man mano è stato un percorso, un allontanamento dall'attività tradizionale verso questa molto più, dico io, innovativa e di nicchia. Ho pensato, condividendo tutto quello che è stato questo percorso che abbiamo sviluppato insieme in quest'ultimo anno, soprattutto di progetti, progettualità, voglia di cambiare, voglia di trasmettere nuove idee, nuovi anche principi, ecco, che stanno poi alla base della nostra attività per crescere insieme e traghettarci verso nuove frontiere professionali, che ho deciso di mettere alla mia esperienza a disposizione per quello che potrò riuscire a fare. Bene, grazie. Riprendo il microfono adesso al dottor Rossi, però una domanda forse che non si aspetta, anche a lei: il perché? Perché 2024? Ma guarda, la risposta è facile: 2024 perché noi ci siamo costituiti come comitato nel 2020, io sono il
presidente del comitato Oggi Cerca Napoli 2024 e ci proiettiamo nel 2024, anno nel quale si andrà di nuovo alle future elezioni. E quindi... è un programma sostanzialmente quinquennale che ci siamo dati, abbiamo cominciato nel 2020 ed è un programma sostanzialmente per certi versi anche ambizioso, ma fondamentalmente questo ci proponiamo proprio di favorire lo sviluppo all'interno della categoria dei dottori commercialisti, uno sviluppo più accentrato e più diretto verso le vere problematiche dei commercialisti napoletani. Noi tutti svolgiamo la professione in maniera, come dire, principale, siamo tutti quanti artigiani della professione, e come dice il nostro amico Salvati, e sicuramente sviluppiamo conoscenze continue avendo rapporti stretti con i nostri clienti. Io poi in più ho maturato in questi anni questa esperienza con la mia rubrica L'occhio del commercialista, che ci ha consentito di capire, conoscere, avvicinare tutta una serie di colleghi impegnati a vario titolo nella professione, impegnati a vario titolo anche con figure apicali nell'ambito dell'organigramma professionale. E quindi da questa esperienza ne viene fuori che quello di cui io personalmente sento la necessità è quello di riaffermare di nuovo la centralità della figura del professionista, del commercialista all'interno della società italiana. La figura del commercialista è andata via via degradando come considerazione, come anche rispetto da parte delle istituzioni e anche a cascata da parte del cliente. E quindi l'obiettivo è quello di riproporre, riportare, certamente è un percorso lungo, è un percorso faticoso, perché purtroppo anche per colpe non nostre questa professione si è trovata ad essere considerata la professione più facilmente attaccabile, però allo stato attuale noi siamo una delle ultime professioni che non ha più una tariffa professionale di riferimento, non ha una esclusività nelle proprie attività, perché in realtà siamo aggrediti continuamente da tutti i lati, i CAF, i patronati e le società di revisione, tutti questi settori cercano di invadere un percorso che è quello invece di un professionista, di un dottore commercialista che si è laureato, si è specializzato, ha fatto un esame di Stato, ha fatto un praticantato, ha fatto un esame di Stato, è obbligato ad avere i crediti formativi, è obbligato comunque ad aggiornarsi continuamente. Volente o nolente deve essere continuamente disponibile nei confronti del cliente, è diventato l'ufficio distaccato dall'Agenzia delle Entrate, perché il resto di noi viene svolto praticamente tutto il lavoro che all'Agenzia delle Entrate viene consegnato. Credo che meritiamo come professionisti un rispetto che dobbiamo però andarci purtroppo a cercare. E quindi noi questo dobbiamo fare. La mia idea è quella di avviare un percorso anche a livello nazionale, come già abbiamo avviato, per fare sì che la nostra professione possa ritornare ad avere il rispetto, il riconoscimento e tutti quei benefici che bene o male spettano ad un'attività professionale come la nostra, per poter poi ritornare a fare il commercialista nel vero senso della parola e non più come una sorta di schiavo dell'Agenzia delle Entrate. Bene. E allora siamo quasi in chiusura di questo primo incontro, che sarà seguito ovviamente da altri, e da quello che ho letto prima, telecamere spente, ho visto che è un bellissimo programma che è articolato in 10 punti molto molto importanti, non solo per la categoria ma anche per l'utenza. Quindi, dottor Rossi, siamo in chiusura, magari chiudiamo con lei, perché come dicevo, nei prossimi appuntamenti non solo ritornerete voi per esporre alcuni di questi punti, per chiarire, ma verranno altri candidati della stessa lista, quindi prego, a lei la parola. I candidati della nostra lista parteciperanno a questa iniziativa per rendere quanto più chiaro possibile
ed è evidente quali sono i punti sui quali noi puntiamo per arrivare ad acquisire l'ordine, la gestione dell'ordine degli autori commercialisti di Napoli. È evidente che tutta questa operazione viene fatta con la candidatura di Beppe Puttini nella qualità di presidente, e che è, diciamo, rappresenta quindi tutti noi, e noi quindi la prossima volta insieme a Beppe Puttini, insieme a Renato Rivieccio, che è il nostro candidato presidente dei revisori, faremo anche questo tipo di comunicazione e spiegheremo i 10 punti caratterizzanti del nostro programma, perché noi partiamo dal presupposto che i punti sono fondamentali per poter progettare il futuro della nostra professione, per poter gettare le basi di un futuro della nostra professione, perché il problema ad oggi è che qui gettiamo le basi di un futuro, altrimenti futuro difficilmente in questi tempi potremmo aspirare. Quindi vi ringrazio per questa ospitalità che ci avete offerto. E noi ringraziamo voi per aver scelto questa emittente che da anni vi segue. Con lei iniziamo qui una rubrica che è stata seguitissima, grazie anche a lei. L'occhio del commercialista è nata proprio da un incontro mio col dottor Rossi, era ospite, ma era così bravo, così preparato, così comunicativo, ecco, perché a volte non c'è solo una questione di preparazione, ma anche di avere quella marcia in più per trasmettere le cose. E quindi da allora non ci siamo mai lasciati, e oggi questa nuova rubrica, che speriamo magari di essere noi in grado di accompagnarvi in questo cammino. Quindi io vi ringrazio per oggi, quindi ricordo che ci vediamo la prossima settimana con Focus, e ricordo ancora una volta i nomi dei candidati di oggi, però, perché anche voi ritornerete, perché oggi è stata solamente una presentazione. Quindi la dottoressa Saggese, che faccio lentamente queste presentazioni perché siamo distanti per il Covid, il dottor Rosi, poi abbiamo la dottoressa Simone, a rallenti oggi, poi abbiamo il dottor Salvati. E allora io vi ringrazio, grazie, alla prossima, per sapere un poco di più del programma vostro, che appunto, come dicevo, è articolato con questi punti molto molto importanti. Alla prossima settimana.